Ciao Soliners, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. E anche oggi salutiamo le persone che hanno commentato di più nello scorso video, che sono Aurora e Elena. Vi mando un bacione e vi auguro una bellissima giornata. Mi raccomando, se volete essere salutate anche voi nel prossimo video, basta che commentiate più che potete in questo qua. Un bacione e buona giornata. Oggi vi porto insieme alla nostra Ok, scusate, ci sono un sacco di insetti, visto che abitiamo tipo in culo, in montagna, non lo so dove abitiamo. Comunque abitiamo un botto in alto e quindi ci sono un botto di insetti schifosi, anche alcuni dei quali non sapevo nemmeno l'esistenza. E io odio le vespe e cercano di entrare tipo sempre, sempre, sempre in casa mia, le odio. Ok, a parte questo sfogo, stavo dicendo, oggi siamo qua con un nuovo video e vi porteremo insieme alla nostra sera. Come sapete, a casa mia c'è anche la Kiki, quindi vedrete anche la Kiki. E nulla, io ancora non mi ricordo che ore sono, adesso ci controllo, però tra poco comunque dovrei preparare anche la cena. E prima di questo voglio assolutamente sistemare un pochino qua in camera, perché è un po' sporco. Ora, nel frattempo che il mio robottino mi pulisce la mia camera, voglio aprire con voi il regalo che mi aveva fatto la mia vicina di casa, che sarebbe la torta dei pannolini, perché ormai Madison è nata e dobbiamo assolutamente aprire quel pacco. Oh oh, che casino, prima è uscito un tuono fortissimo di qua e mi sa che ha fatto cadere un po' di roba. No, le mie orchidee. Mi sa che dopo accenderemo di nuovo il robottino. Allora, ho messo un attimo il robottino in pausa perché se no ho provato a fare il video ma non si sentiva la mia voce per il rumore del robottino. Quindi ora che l'ho messo in pausa possiamo andare ad aprire questo. Madison comunque è qui dietro di me, che è un amore, in pratica è sveglia e sta lì, calma. È un angelo mia figlia, giuro, è bravissima. Andiamo. Allora, vediamo un po', ma io questo cosino qua. Rieccomi, a parte il fatto che non trovo pace con questi capelli. Avevo stoppato un attimino il video perché Madison si era messa a piangere. Il rumore della plastica mentre cercavo di aprirlo l'aveva spaventata, quindi adesso l'ho presa e gliel'ho data alla Kiki, infatti è di là. E ora possiamo aprirlo. Questo dobbiamo assolutamente appenderlo da qualche parte. Allora, vediamo un po' come si apre questo cosino. Allora, penso così. Ok. Abbiamo questo qua, che è da mettere subito perché c'è scritto un mese, quindi lo mettiamo subito in lavatrice. Oh, che carino! È un pagliaccetto così tutta rosa con le api. Oh, gli starà da Dio! Poi abbiamo i pannolini, ok, che sono legati da questa cordicina. E sono questi qua. Tanti pannolini che non bastano mai. Mai, mai. Quindi sappiate che i pannolini in questa casa sono sempre i benvenuti. Abbiamo questi pannolini. Adesso li vado a mettere qua sotto, che infatti siete appoggiati qua sul fasciatore di Madison. E li appoggio qua. Anche perché Madison ha già fatto fuori, sì, due pacchi grandi di pannolini. Perché alla signorina non piace essere sporca per niente, quindi appena fa una puzzetta con uno schizzo di merdita, subito vuole essere pulita. Quindi pannolina noi, via, via, via. Vanno proprio. Guardate che roba bella! Oh mio Dio, mi fa troppo tenerezza ancora vedere il suo nome così. È stupendo. Oh. Poi qua abbiamo altri pannolini. Altri pannolini, ma poi come sono arrotolati tutti così? È proprio un...
È bellissima, io amo, 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 amo la torta di pannolini. Fortuna qualcuno me l'ha donata, non me l'aspettavo. Che cosa carina. Pannolini, altro che centoni. Ed erano tutti arrotolati con questo. Voi pensate? Calzettini. Mettiamo a lavare anche questi. E poi abbiamo questo che glielo attaccherò al passeggino. Allora, dato che sono le 7:50, io adesso metto l'acqua su a bollire, che oggi mangiamo pasta, panna e salsiccia. Metto l'acqua su a bollire, ok? E metto anche magari cicci tra poco, perché prima devo stendere i panni, che mo a volte mi lascia dei compiti. Non sempre, ma a volte capita. Quindi oggi ho il compito di stendere dei panni. Ok, devo raccogliere questi qua e stenderli. In più c'è un'altra busta di là da stendere. E ci sono anche questi qua da raccogliere, che sono già asciutti dalla Bebe. E sono quelli che ho comprato l'altro giorno al Madison. Mi sa che non me li ho fatti vedere alla fine, ma sono un sacco carini, tipo questo. Questi qua sono un regalo degli zii tedeschi che erano venuti. Questo qua invece è un regalo della nonna che è tornata. Che erano carini, guardate che carini, questo qua gliel'ho preso io, che roba carina. Panni di Madison raccolti, adesso la Selenita mi sta aiutando a stendere gli altri. Grazie Selena, sei bravissima, lo sai amore mio? È troppo brava la mia bimba. È vero che sei bravissima? Mamma mia, mamma mia. Sele, adesso andiamo a preparare la cena. Dai su in cucina. Allora, metto sull'acqua adesso perché prima mi sono scordata, anche perché questa lavatrice qua l'ho rimandata perché erano tutti i bianchi di Mo e una robina di Madison. E le abbiamo tutte le macchine perché Mo lavora, fa il cuoco e torna a casa con le magliette molto sporche. Ma la candeggina che aveva messo Mo prima a mollo non aveva funzionato. Quindi adesso l'ho rimandata con tanta tanta candeggina. Speriamo che faccia qualcosa perché le macchie c'erano ancora tutte. Chi è che mi chiama per nome? Chi è che mi chiama per nome? A me dice, mi piace il mio nome? Oh, che carina. A te ti piace il mio nome? Cosa c'è dopo? Cosa c'è, amore mio? Ah, aiuti a cucinare? Dai. Tu tengi due mani così sacche. Tenghi? Io tengo. Tu tengi questo qua. Rock and roll! No! Ora, lui, quel robot è Ethan, ok? No, 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 questo è mio, questo è mio. Tutto qua. Perché? No, 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 no. Io uso. Per cucinare sistemiamo un pochino la nostra base. Le bambine hanno fatto merenda e non hanno messo a posto, quindi mettiamo a posto noi il pane, la Nutella e lavo anche questi piatti. Comunque io devo continuare a prendere degli integratori che sono questi qua, uguali a quelli che prendevo prima, ma per dopo, quando sei già mamma. E sono esattamente questi. C'è un momento di mammita in corso. Lei è veramente una bambina bravissima, non si lamenta praticamente mai, a meno che, come vi ho spiegato, non abbia il pannolino sporco, bagnato o magari abbia fame. In questo momento stava piangendo perché voleva la sua mamma e ovviamente io non posso negarmi perché la amo troppo, troppo, troppo. Io la prendo anche quando non dovrei. Ho bisogno di stare in contatto con lei, è troppo carina, ve lo giuro, non ci posso credere che è fra le mie braccia finalmente, è proprio così tenera, si è calmata subito, voleva essere presa in braccio perché stavo finendo di lavare i piatti, come vedete, ho finito di lavarli, l'ho presa in braccio, adesso
metto sull'acqua, ce la farò a metterla su, e faccio la pasta con la panna, la salsiccia per me e per la Sele, invece alla Kiki, dato che non gli piace la panna e non gli fa impazzire la salsiccia, mi ha chiesto di riscaldargli la pizza che abbiamo mangiato oggi a pranzo, che siamo andati a pranzare al ristorante dove lavora il mio mo, e quindi gliela riscaldo e basta. Adesso si sta addormentando, tra poco l'appoggio e mi metto a cucinare finalmente. E anche la pizza della Kiki è pronta, abbiamo già apparecchiato tutto qua per noi. Abbiamo l'acqua perché se no qualcuno dopo non mangia se mettiamo altre bibite, eh? Non faccio nomi. Piccolino, e adesso si ricomincia a casa, papà, dai. Ciao! Noi. E anche qua c'è la toppa che faceva. Oi, oi, oi. E anche oggi siamo arrivati alla conclusione di questo video, noi vi mandiamo un bacione e vi auguriamo una bellissima giornata. Sto vloggando un'altra giornata perché siamo in piscina, ma questo video probabilmente lo vedrete o domani o dopodomani. Vi mando ancora un bacione e ci vediamo al prossimo video.